Un buongiorno a tutti gli amici di Endurista Magazine. Quando si parla di tassello, quando si parla di off-road e c'è la parola enduro, non possiamo mancare. Quindi un grazie a Ducati per questo invito. Abbiamo qui con noi la Multistrada 1260 Enduro, una moto tutta nuova nella splendida cornice del Castello di Pozzano in Toscana. Siamo con Stefano Tarabusi, colui che ha sviluppato questa nuova Multistrada. Io ti do 10 secondi per raccontarmi quelle che sono le caratteristiche, soprattutto con un focus all'off-road. Perfetto, allora 10 secondi sarò rapidissimo. Vai. Abbiamo voluto di fatto fare un facelift molto profondo, sviluppando la moto soprattutto dal punto di vista dell'ergonomia e della leggerezza nell'utilizzo. Infatti la moto è stata alleggerita soltanto di poco, ma l'effetto è di avere una moto molto più leggera di prima, perché di fatto abbiamo abbassato tutta la moto, baricentro, altezza sella, altezza manubrio, e l'effetto che si ha in quando si va in off-road è quello di avere una moto decisamente più leggera, agile e maneggevole di prima, e senza rinunciare però a tutte le caratteristiche dell'off-road, pur avendola abbassata. E questo è stato possibile grazie ad un ristudio completo di tutto il software di funzionamento delle sospensioni elettroniche. Siamo riusciti, secondo noi, ad ottenere un ottimo risultato in termini di miglioramento della performance in off-road e allo stesso tempo maggiore facilità di guida e maggiore confidenza a qualunque tipo di rider, anche magari non particolarmente esperto, non particolarmente alto, eccetera eccetera. Okay. Stefano, secondo me i 10 secondi li hai sforati, ma era inevitabile, e quindi ti farò una domanda che ha un po' di sugo, come diciamo noi, no? L'attenzione che Ducati sta dando al settore dell'off-road, secondo te potrebbe sfociare in qualcosa di racing o no? Allora, diciamo che noi di Ducati al momento stiamo veramente guardando attorno e non scartiamo nessuna ipotesi. Ottimo. Sicuramente il mondo dell'enduro e dell'off-road in generale è un mondo che muove parecchia passione in Italia, ma anche nel resto del mondo. Quindi noi, come azienda globale, abbiamo una visione molto ampia e sicuramente potrebbe essere un'area che ci interessa parecchio. Chiaro che la nostra esperienza fino adesso è sempre stata solo nelle corse tipo su strada, però potrebbe essere veramente una sfida interessante. Allora facciamo così: dopo questa bella notizia che ci fa battere il cuore forte, andiamo a provare la moto. Ed eccoci nella prima pausa del giro di off-road. Abbiamo fatto un po' di strati toscani, la giornata di sole d'autunno ci sta veramente regalando delle grandi emozioni, perché i paesaggi sono bellissimi, i ragazzi del DR di Gualini sono delle ottime guide e sanno quello che devono farci fare. Non prepariamo niente. Andrea, sei uno degli istruttori della DR School, Ducati, sì. Riding Experience. Quali sono secondo te le doti di questa Ducati Multistrada Enduro? Guarda, questa nuova Ducati Multistrada 1260 Enduro rispetto alla precedente è ancora più facile, perché abbiamo abbassato il baricentro, adesso le sospensioni hanno una corsa di 185 invece che 200, ma ha mantenuto le sue doti fuoristradistiche, poi questo ce lo dirai anche te dopo la prova che hai appena fatto. Quindi il baricentro più basso, la moto è ancora più facile. Sospensioni, abbiamo un settaggio che tramite i load mode, quindi il singolo casco, il casco valigia o i due caschi, per quanto riguarda il riding mode enduro, cambia la durezza delle sospensioni in base al livello di guida del pilota. Quindi se siamo dei principianti metteremo il singolo casco molto comfort, a discapito un po' della precisione di guida. Se si va a incrementare il ritmo, maggior precisione di guida, minor comfort con casco e valigia o addirittura con il doppio casco. Quindi una moto che si adatta a tutti gli stili e a tutte le capacità.
Quindi come va questo nuovo Ducatone? È una moto sicuramente importante, importante a partire dal prezzo, dalle dimensioni e dal concentrato di tecnologia che è presente su questa moto. È una moto adatta alle lunghe percorrenze sicuramente, l'abbiamo provata anche su strada dove si comporta benissimo e i 254 kg di peso non si avvertono anche alle basse velocità dove comunque la maneggevolezza e l'equilibrio la fanno da padrona. È chiaro che quando scegliamo la modalità sport e iniziamo ad aprire il gas, la moto diventa comunque impegnativa da guidare, soprattutto se come me non c'è molta esperienza nella guida su strada. In fuoristrada, riding mode enduro, il giusto setting, il giusto compromesso di elettronica e la moto diventa divertente e ci permette di spaziare a piacimento, nel senso che in molti hanno storto il naso per il termine enduro applicato ad una moto di questo tipo e di questo livello. Però ricordiamoci che la parola enduro include tutta una serie di cose, a partire dalla strada bianca all'enduro racing fatto di mulattiere e tronchi e pietre. Il focus qual è? È una moto adatta a chi viaggia e chi ama l'avventura. Avventura cosa vuol dire? Avventura vuol dire poter mettere la freccia e avventurarsi in una strada che non si conosce anche in fuoristrada. Con questa Ducati è possibile. È possibile anche per i piloti meno esperti, questo grazie all'elettronica. Andrea ha spiegato perfettamente quello che è il suo utilizzo e quindi il consiglio qual è? Sempre quello di provarla e capire se è la moto che fa per voi. La nostra prova finisce qui. Da Enduroista Magazine e Enduro Blogger è tutto. Ci vediamo alla prossima e se lo sai lo sai, ma se non lo sai te lo dice il blogger.